Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Neo2. Dunque, nell'ultimo video ho iniziato le due facce dell'ospitalità, appunto una delle varie missioni principali di trama. In questa trama, tra l'altro, ci sarà uno dei miei boss preferiti. Io lo trovo davvero molto molto bello, ma ne parleremo quando ci arriviamo, eh. Allora, adesso appunto ho stretto alleanza con Honda, Tadakatsu e Hanzo Hattori. Allora, stavo pensando se riesco ad aggirare una zona, ma non so se sia fattibile. Perché non volevo più ripassare di qua, no? Di lì. Però vabbè, sti cazzi, dai, andiamo di qua. Tra l'altro devo provare una cosa. Ok. Con la mossa lì non è male, me l'ero dimenticata effettivamente, questa qua che si sposta dietro, però... Ci scopriamo quando la facciamo. Comunque, se il nemico attacca, forse devo solo imparare a usarla nel momento giusto. Allora, vediamo un attimo. Però, aspettate un attimo. Se io vado giù qua, questi qua dopo attivano i cannoni, dite? No, non credo. Ok, qua ce n'è un altro. Spero di riuscire a finire la sta missione in questo video. Se mi dilungo come mio solito, no, quindi vediamo di fare veloce. Allora, di qua. Merda! Sono un coglione. Allora li usavano sì i cannoni, porca puttana. Era meglio farli fuori. Li usavano sì i cannoni. Ma... Cazzo, ma... Qua sono tornato... All'inizio. Puttana troia, io non dovevo andare qua. Di qua. Datemi un secondo. Ma ecco, vedete quel cazzo di Kodamala? Mi devo ricordare come minchia prenderlo. È là, non so se lo vedete. Là. Ve l'avevo già fatto vedere nello scorso video. Allora, lì ero andato, andiamo di qua a fare il regno yokai un attimo. Questo facciamolo fuori così. Merda. Ops. Pessima mossa da parte mia. Dov'è quel figlio di puttana che spara? E non lo vedo, cazzo. Non si vede bene da qua. Andiamo a farlo fuori perché mi ha rotto il cazzo. Ma no!
C'è un altro cazzone? Ma vai a fanculo tua mamma, dove cazzo... Ah, è là, ok. Ecco perché era bene farlo fuori, quel rompicazzo, Forse era qua che... Allora, innanzitutto quello là va fatto fuori. Quello là in alto. Devo provare una cosa con le doppie katane, perché non mi ricordo. Ah, il monacarro di merda. Vorrei aprire. Allora, lasciamo giù questa che non ce ne fotte un cazzo, anche se avrei potuto venderla. Oh, questo qua lo teniamo, magari ci facciamo un'infusione se riesco. Il Kodama là che ci manca. Forse devo... l'attivo da qua, la strada per poterci arrivare. Allora, a questo qua li spariamo. Bene. Forse questo, vediamo, però non riesco, vediamo se magari... Vedete? L'ho distrutto. E ora forse posso finalmente prendere il Kodama, eh? Per sicurezza sparo un altro colpo, ma dovrebbe bastarne uno in teoria. Ok, ora proviamo a tornare là. Tua mamma è stronza. Allora, questo qua mi ha rotto i coglioni, eh. Mi ha scartavetrato la minchia. Ah, testa di cazzo. Ok, fuori dalla minchia. Vediamo un attimo adesso, appunto, se riesco a prendere il Kodama. Però sempre da là. Probabilmente lì prima c'era l'ostruzione, appunto, adesso col cannone l'abbiamo rimossa e posso accedervi. In teoria dovrebbe essere così. Perdonatemi ragazzi, a parte che il gioco non è che l'ho fatto poi molte volte, non è che mi ricordo tutto con precisione. Ho capito, ma là come cazzo faccio a arrivarci? Non vorrei che si arriva... Semplicemente da qua, vaffanculo, da qua. Più semplice di così non si poteva. Ecco il nostro Kodama. Mi confondevo perché c'era il passaggio, vedete qua? Vabbè, lasciamolo lì, quello lì, dai. E andiamo avanti sui nostri passi. Sì, comunque dovrei riuscire a finirla là. La missione. La soundtrack della boss fight con... Oh, perdonatemi.
Dicevo, la soundtrack con la boss fight contro Kichiro è veramente meravigliosa, ragazzi. È fantastica, vieni, vieni. Ah. Bravo, hai consumato troppo il chi. No, volevo fare una cosa ma non mi è uscita. Allora, a dire il vero, sarebbe il caso che io toccassi quel santuario qua, perché o ce n'è forse un altro prima della boss fight contro Kichiro, vediamo, eventualmente dopo torno indietro. Allora, Kodama non so quanti me ne mancano, penso uno. Ah, ok, si apre questa. Dovrebbe mancarne uno, vedete quello lì e basta in teoria. Oh, merda, questo è un Rokurokubi, ragazzi. Si capisce perché vedete il fumo lì attorno, vedete? Eh sì, se magari non mi chiudo. Merda. Vedete? Merda, 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 merda. Vabbè, l'avevo già spiegato come si riconoscono i Rokurokubi. E questo se lo siamo tolti dalle palle. Qua c'è Kodama. Salve. La mossa là con la posa media è veramente figa, ma consuma un botto di chi. Questa qua con la doppia sparata veloce consuma una marea di chi. A dire il vero consumo anche tanto chi perché ho un'armatura pesante, altrimenti consumerei meno ki. Appunto, se io in robustezza fossi in B, in agilità, perdonatemi, consumerei meno ki. Ho fatto confusione con la robustezza, perdonatemi. No, non è qua il Kodama, vediamo. Fanculo, scusate. Chi più 32? Questo lo vendiamo, dai, poi. Allora, qua. È qua il Kodama? No, è dentro. Qua è. Mi si era incantata l'analogico, cazzo. Tutti gli spiriti Kodama di questa missione sono stati guidati al santuario, perfetto. La sorgente l'abbiamo trovata, le ciocche di capelli mi pare di averle trovate tutte. E sì, ragazzi, devo... è là il santuario. Merda. Ok. No! Che culo! Ho schivato la presa proprio all'ultimo. Oh no, ecco l'ultima, la ciocca che mancava, benissimo.
Bene ragazzi, io con Tokichiro vorrei provare ad affrontarlo, visto che è un umano, senza usare i potenziamenti e senza usare i depotenziamenti, però voi comunque, se è la vostra prima run, vi consiglio di usarli, eh. Cioè, il gioco vi fornisce tante cose per cavarvela, quindi non vedo perché non usarle. Allora, proviamo ragazzi, vediamo come va. Al massimo c'è la... che no, però poi devo ripartire da lontano, facciamo così, va. È meglio toccare il santuario, che almeno se perdo riparto da qua e non mi devo rifare tutta la strada. Il problema è che così rigenero i nemici. Ah, è vero. Direi di metterlo qua, eh. Al posto dell'Ubume. E l'Ubume ci facciamo il rito del riposo. Pronti ragazzi? Vediamo come va la boss fight. Siamo da Senga. Ma yukkuri shite ike. お前と俺は2人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。 Guardate com'è cambiato lo sguardo di Tokichiro. では、関羽はどうだ? あの信長と同じ右大臣くらいで。 価値がわからんとは。所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが。 La mia soundtrack preferita questa, ragazzi, la soundtrack di Tokichiro è veramente meravigliosa. Lui si baffa, ovviamente. Occhio perché non è un pirla, non sottovalutatelo. E toglie molto, come potete vedere. Sì, perché non mi ha curato? Ma che cazzo! Mi ha fatto la deflessione, porca puttana! Porca troia, è tosto! Merda! Non sto usando neanche le abilità yokai, eh! E sarebbe meglio usarle, ovviamente. Eh no. Mi ha spaccato. Tra l'altro io quando lo affrontai usavo lo Daci e gli facevo molti più danni di così, c'è anche da dire quello. Mi ha completamente spaccato. Non me l'aspettavo, cioè così no.
Rifacciamo. Ok. No! Vedete il danno da presa, bisogna riuscire a fargli. E bisogna cercare di gestire il ki in maniera ottimale. Che sfigata la soundtrack. Ma no, quanto cazzo ci ha messo a caricare quel minchia di colpo? Quando infiamma così la spara fa una marea di danni, eh. No! Ho sbagliato. Merda! No, la soundtrack è veramente uno spettacolo. No, ancora! Avrei dovuto usare il contrattacco esplosivo. Guardate il moveset, che bello! Merda! Porca puttana! È tosto, ragazzi. No! Ora fa una marea di danni. No, ho sbagliato. Cazzo, mi ha paralizzato. Non ci voleva. Qua sono lento come la merda adesso. Questa non ci voleva. Merda. Merda. Cazzo. Non l'avevo calcolato quello. Poi ho sbagliato il contrattacco esplosivo. Puttana la merda. Se non avessi sbagliato l'attacco esplosivo non avrebbe fatto in tempo a generare l'elettricità. Rifacciamo. Terzo try. Poi sono pirla io perché non mi sto potenziando, e non lo sto. Non sto usando i buff. No! Merda! Ah! Questo sta... è un pessimo try, eh. Ha iniziato veramente male. È che porca puttana mi fa... mi fa anche un botto di deflessioni, madonna. Minchia. Non sono abituato poi ad affrontarlo con le doppie katane e con la katana, eh. Anche perché cazzo non c'ho la deflessione, ce l'ho su questa. Provare a deflettergli un colpo. Proviamo a affrontarlo con la katana invece che con le doppie katane. Sì, poi ripeto, mi sto complicando la vita perché non lo sto, non mi sto volutamente buffando, non lo sto volutamente depotenziando a lui. Mo ci hai trinciato. Ma che cazzo, ci hai trinciato la minchia.
Porca puttana, fa una mela di Perry sto stronzo. Con la katana li tolgo un botto, quando li vado col colpo pesante. No! Cioè, guardate quanto li tolgo, una marea. Voglio provare una cosa, ragazzi. Perché non... No! Bella questa. Cazzo, non riesco a fargli la... Tutte le morti che tra virgolette non ho fatto nel gioco le sto facendo qua, eh. Sto recuperando tutte le morti che non ho fatto contro questo boss, figa. Ma che cazzo. Però cazzo, volevo affrontarlo con le doppie katane. Lui usa le doppie katane. No, ancora a parte. Cioè, hai trinciato la minchia. Li tolgo un botto col colpo pesante lì. Ma che cazzo di danni fa? Eppure, vedete cosa non mi piace in generale? Vabbè, in questo genere di giochi, i danni, puttana troia, i danni sono sgravi. Cioè, e sono pure di un livello superiore. La missione è 91, io sono al 95. Fossi stato al 91, all'85, potevo capire sti danni, ma figa, i danni sono troppi, porca puttana. Ho sempre detto che c'è un bilanciamento, uno sbilanciamento di danni, solitamente. Sì, mi sta annichilendo. Voglio provare una deflessione, giusto per curiosità. Ah, si può fare, cazzo, bene. Si può fare, solo che ovviamente non è facile. Ta-da! Mica la soundtrack mi... Mamma quanto cazzo è bella. Qua sono problemi adesso. Merda. Sì, che cazzo... Scimmia del cazzo in culo. La vita. Porca troia. Ancora sta cazzo di scimmia della merda. Oh, levati dai coglioni. Che fastidio! No! Ok. Proviamo questa. È stata una pessima idea. No! Ero convinto di avere... Ero convinto di avere una roba, ragazzi. No, non volevo far quella. Ancora sta cazzo di scimmia. Non l'ho fatto in tempo a fare... Oh cazzo! C'era... Sono un pirla, potevo fargli il... L'affondo, puttana troia. C'è
Siamo quasi, eh. Anche qua mi sono perso l'affondo. No, 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 no. Puttana troia la vita. Ora. È la scimmia di merda a cagarmi il cazzo. Ok. Bene. Ma trinciato un bel po' di volte. Non è una boss fight facile, paradossalmente, affrontata con le katane, le doppie katane, eh? Ok che io non sono bravissimo a giocare, però quando lo feci invece con l'Odachi, l'avevo sbaragliato il boss. Poi ovviamente più si prolunga la boss, c'è da dire che non l'ho depotenziato, non l'ho depotenziato, non ho usato buff, non ho usato bradipo, non ho usato il potenziamento alla mia difesa, che era molto importante in questo scontro perché i danni che faceva erano elevati. Ovviamente voi usate tutto quello che avete, usate anche la trasformazione in yokai e così via. Ecco, il suo set non deve essere male, Queste qua quali sono? Quelle che ho io, praticamente. Il suo set, più che altro, c'ha un'abilità molto buona per farmare Amrita. È un set leggero però, e non lo posso usare, cazzo, perché mi richiede 15 di costituzione, fanculo. Allora, recupero vita automatico critico, danno fiore di ciliegio, che è una mossa appunto delle doppie katane, dovrebbe essere più 10%, danno in mischia più 5, Amrita ottenuti più 12%, ragazzi, con 5 pezzi di equipaggiamento, e non è poco, più 12% agli Amrita ottenuti, Bonus danno barra Amrita AAA. Aumenta il danno in proporzione alla quantità di Amrita nella barra. La costituzione ce l'ho a 10, cioè dovrei spendere 5 livelli in costituzione per poterla usare, ma vabbè, non la userò, ecco. Il suo set. Ci ho perso un bel po' di tempo, Madada. Paradossalmente mi ha dato più problemi Tokichiro che Shibata Katsuri, invece, che è il boss dove solitamente io rimango chiuso un po' prima di riuscire a sconfiggerlo. L'avevamo fatto al secondo try. Non c'era alternativa. Qua l'ho ucciso, però ora succederà una cosa. Sì. Fantastico, abbiamo distrutto la fortezza di Tokichiro, un'impresa che nessun altro sarebbe riuscito a compiere. Le Yasuo e Anzore saranno felici. Sul campo di battaglia, le forze delle due fazioni continuano a combattere, ignare della disfatta di Tokichiro. Torniamo alla base di Tokugawa per dare la buona notizia a Tenkai. Tra l'altro, vedete, mi ha lasciato i pezzi del suo set. Ogo e Nagamei Masamune, la fascia, la corazza e la zucca. Allora... vediamo un secondo. Io comunque li tengo, non...
eventualmente lo usiamo per le infusioni. Adesso vediamo. Qua però vedete qual è il problema. Andrei giù parecchio con la robustezza. Allora, innanzitutto andiamo un attimo qua a far valutare l'utensile da te. Shiro Tenmoku. Ricordo che gli utensili da te si possono vendere per un gran prezzo, eh. Oppure potete andare alla capanna e posizionarli qua, utensili da te, per avere delle migliorie che ancora alcune non le ho ancora capite, splendore, semplicità, quelle robe lì non ho ancora capito che cazzo siano. Denaro ottenuto più 4%, rilascio utensili da te più 5,5%. Facciamo così, va. Ora. Questo lo posso vendere. Beh, i soldi ne ho un po', a parte che i soldi qua fanno in fretta a finire. Fanno molto in fretta. Tanto devo farlo quel cazzo di potenziamento, volente o nolente lo devo fare. Questo 102. Vediamo se riesco a fare una cosa. Sì. Sono questi che sono bassi all'88, il problema è che ahimè, devo tenerli così. Per ora. Anche questo è basso l'elmo. Vediamo se riesco a fare un'affinità sulle armi almeno, cazzo, perché meglio mi bastano i soldi. Potrei fare questa, ma dopo diventa più forte, però mi scoccio a spendere 122.000 euro, sinceramente. Possibile che non riesco a trovare una cazzo di soia Tsurugi più forte?
Tanto non lo userò, quindi vendiamole questi, va. Allora, fatemi controllare una cosa. Qua. A parte che facciamoci i livelli, va. Questo dove cazzo è armonizzato? Io volendo posso usare anche alcuni nuclei d'anima per le infusioni, eh. Però non mi ricordo se posso farlo sulle armature e anche sulle armi. No, sull'armatura. Eppure sono convinto che si poteva fare. Di sicuro che si può fare, ve l'avevo fatto vedere anche in un video. Sbagliato. Cazzo! Mettiamolo qua, porca puttana. Ah, il demone euforico, tosta sta missione. Ciocche di capelli 2, sorgenti 1, 3 tracce di legno da dissipare. Ci sarà anche un boss molto particolare in quella missione. Un messaggio dai defunti. Le forze di Zekichiro si stanno avvicinando a Shikoku. L'enorme esercito dei Chosokabe può vantare una grande potenza, ma combattere contro degli yokai sarà comunque estenuante. Che ne dici di unirti all'esercito dei Chosokabe e di combattere al loro fianco? Niente paura, non dovrai fare tutto da sola, abbiamo altri piani. Una sorgente termale qua. Io direi giusto di iniziarcela, ma non riuscirò comunque a completarla in questo video. Oh, bene. Velocità recupero qui, ovviamente. Quindi qua poi mi devo ricordare che c'è una sorgente termale, quella la sblocchiamo poi. Ah, che brutto quell'effetto là che ho visto, vedete le foglie là in alto? Ah, che brutta roba. Come mi dà un fastidio quel il popping texture. Fortunatamente non lo noto sempre. Dai, vieni. Ok.
Qua mi sembra di aver sentito dei passi, eh. A vuoto. Là in alto ci sono vari nemici in giro, io direi di far fuori quello. No. Ops. Pessima mossa. Pessima mossa, me li sono tirati. Me li sono tirati, mi sa, troppi dietro. Dai, grazie. Aia. Questa è la merda, vedete? Non ho potuto schivare. E mi dà fastidio. Perché guarda caso ho finito proprio l'animazione nel momento sbagliato. Vedete qua? Ok, qua mi è andata di culo. Salve. Ops. Questo mi ha fatto ridere, non me ne ero neanche accorto. Dai, spara. Spara però. Bravo. Testa di cazzo. Oh, ce lo daci. Ok. Come sono messe? Dovrebbero essere quasi familiarizzate. Sì, non manca molto. Sarà più forte dell'arco che ho io, ma vediamo. Arco di Ryomen Sukuna. 380, livello 94. Questo 85, eh sì. Direi di sì, questo è più forte. Quindi questo posso lasciarlo giù. E già che ci siamo. Anzi, no, prima familiarizziamo quello, poi dopo metto l'arco. Allora, io devo andare di là. Quindi andiamo prima un attimo di qua. Guarda, qua sarà bloccato. No? Salve. Pessima mossa. Merda. No. Che culo anche qua. Qua adesso non ci capisco più un cazzo. Vediamo l'abaco. Nah. Quanto siamo soprattutto? Ok. Ops. Merda.
Vai. No! Salve. Nanda, onushi. Warera Chousokabe no mono de wa nai na. Moshi ya. Nanashi no fumi ga todoite na. Dokozo de mita koto no aru ji de atta ga na. Sore de Kataware dono yo. Kore kara warera ga tatakau no wa Hideyoshi gun da. Kamawan no ka ne? Ok, se non li parlavate non lo portavate dietro, mi sa, eh? Qua? Nulla. Ragazzi, io mi fermerei qua, anche perché ho davvero poco tempo, non mi sembra neanche il caso di proseguire adesso nella missione. Più che altro a sapere che ci mettevo poco a finirla sarei anche andato avanti, ma non so effettivamente quanto tempo ci voglia ancora a finirla. Qua tra l'altro sto sbloccando tutte le porte. No, non rischiamocela, dai. Mi fermo qua, la riprendo nel prossimo video. E nel prossimo video dovrei essere in grado anche di iniziare l'altra missione principale di trama. Ah, cazzo, è vero. Qua potrei eventualmente cambiare un attimo, ad esempio rinunciare al brodo di cicuta, quanto costa 1,3, e mettere le pile della potenza, che però ne posso mettere solo una, non ne vale neanche la pena. Facciamo un attimo una cosetta al volo, tanto le ciocche del ninja ce l'ho, ne ho 11, cazzo, usiamole, sono qua apposta. Allora, vediamo. Ok. Più 8,0 resistenza alla paralisi, facciamolo, va. Queste non le ho mai provate, però richiede la vita del ninja veterano. Assumendo queste pillole la tua potenza d'attacco aumenta, ma la tua salute massima si riduce al 30% del suo valore originale. Dopo aver ricevuto danni la tua capacità di recupero massima è ulteriormente ridotta. Mi sembrano un po' controproducenti queste pillole, a meno che appunto non siamo dei mostri e non ci facciamo colpire. Allora, fatemi vedere una cosa, va. Dov'è che aumento la capacità? Oh, buono, riduce del 5% il consumo di chi l'ho schivata, cazzo, la vita ninja veterano anche lì. Dove cazzo aumento la capacità del ninjutsu? Vedete, questo è importante, aumenta la capacità di ninjutsu di 3. Quello devo prendere. Ma vaffanculo, per prenderlo devo prendere per forza questi due. Vabbè. Aumenta del 10% i danni continui inflitti. Ah, sto cazzo, è pure passiva. Ma prendiamo questo. E posso ancora potenziarlo di più, eh. Allora, riusiamo una ciocca, anzi usiamone due, va. Sono qua apposta per essere usate. Quindi facciamolo.
Ok, allora questo lo prendo che mi sembra buona. E poi posso aumentare ulteriormente la capacità del mio ninjutsu. Benissimo, ora dovrei essere in grado addirittura di usare sia il brodo di cicuta che volendo le pillole della potenza. Vediamo un attimo. Cioè, brodo di cicuta ne potrei fare ben 5. Vediamo quante pillole della potenza. Allora, quanto cazzo costano le pillole della potenza? 1,5 mi pare. Facciamone 3. Poi vedete, posso fare 3 pillole della potenza e 2 brodi di cicuta. Buono, mica male. Che a me piace il brodo di cicuta. Adesso però devo andare a riorganizzarmi. Devo andare a mettermele nella scelta rapida. Allora, facciamo le pillole della potenza qua. E il brodo di cicuta qua. Benissimo. Bene ragazzi, io con questo video di Gnome mi fermo qua. Spero che vi sia piaciuto. Alla prossima.